Grazie alla regia, rapidissima, rapidissima. Si compone il mosaico, siamo già con i nostri prossimi ospiti. Li saluto rapidamente. L'avvocato Capponi, partner Dentons, Head of International Tax Italia. Grazie mille per essere con noi. Roberto Pellizzari, partner Head of Tax in LCA Studio Legale. Nicoletta Savini, Head of Tax di TIM. Grazie ancora per Giorgio Valente, presidente CFE Tax Advisors. Europa, Presidente del Comitato Tecnico Fiscale dell'ANDAF. Grazie mille e benvenuti a questo ultimo approfondimento su un tema che è un tema extra, no? Italiano naturalmente, ma che poi si declina anche nei cambiamenti che avvengono all'interno del nostro paese. Parto da lei, dottoressa Savini. Allora, Buongiorno a tutti. Pillar 1 e Pillar 2, con questo tentativo sostanzialmente nel Pillar 2 di arrivare ad una tassazione, una aliquota fiscale minima, no, condivisa a livello globale del 15%. Ecco, quali sono gli ultimi sviluppi dal suo osservatorio in Europa? Ma la domanda che sottende, poi girerò a tutti, questa, cioè ci si arriverà mai o no? Come dice, la domanda che, buongiorno a tutti, è la domanda che ci poniamo tutti, ci si arriverà mai e soprattutto quando, con quale, diciamo, anticipo rispetto a una data di entrata in vigore, i contribuenti e le imprese saranno a conoscenza, della norma e di come andrà applicata. Queste sono soprattutto le domande che abbiamo rivolto nel corso degli ultimi incontri a Bruxelles. Perché, come tutti sapete, il Pillar 2 ha avuto, come dire, una battuta d'arresto nello scorso semestre, quando si pensava che in realtà la Francia, che lo aveva messo tra le sue priorità, sarebbe stata in grado, come dire, di portarlo avanti, almeno a livello europeo, con un'unanimità. L'Ungheria, come sapete, diciamo, si è mostrata contraria e da quel momento in poi è partita anche un'idea di procedere con una cosiddetta cooperazione rafforzata. Quindi di non arrivare all'unanimità. Ne parlava in apertura la dottoressa La Pecorella, appunto, che si possa andare avanti anche con una specie di compromesso al ribasso, mi viene da dire. Esattamente. Esattamente. Quindi sulla base delle indicazioni dei commissari europei, almeno le ultime che abbiamo ricevuto, sembra esserci la volontà di cercare di chiudere anche entro la fine dell'anno, quindi con questo, diciamo, semestre di presidenza ceca, una possibilità data al 40-50%, mentre, diciamo, una possibilità di chiudere in cooperazione rafforzata, verso marzo-aprile dell'anno prossimo. Un tema fatto presente dalle aziende, dagli esponenti delle aziende, ma anche delle associazioni di riferimento, era appunto quello di dare a tutti quanti una tempistica che fosse adeguata per poter, come dire, implementare nei sistemi, tutte quelle che sono le richieste che sono formulate, perché come lei diceva, stiamo parlando sì di un'aliquota minima del 15%, ma ci sono tutta una serie di tasselli, di modalità, di parametri che devono essere, diciamo, applicati dalle imprese per andare a determinare quella che è la base imponibile, per andare a calcolare questo ETR, questo Effective Tax Rate, che non sono assolutamente, banali. Quindi anche su questo, quello che è stato richiesto a gran voce è una semplificazione. La parola semplificazione è diciamo, tuonata in tutte le riunioni che ci sono state proprio perché la tempistica sembrerebbe così breve da non permettere, come dire, il deployment di tutti i requisiti che ad oggi sono previsti. Voi avrete anche notato che l'OCSE, mese scorso, ha pubblicato un documento, diciamo, di più di 70 pagine che conteneva solo tutta una serie di incentivi fiscali che sono, diciamo, previsti dalle, diciamo, normative, come andavano trattati. Questo è stato un tema di grande dibattito, negli ultimi mesi, proprio per capire effettivamente come questo effective tax rate dovesse essere calcolato e quindi da ciascuno per poter arrivare ad una base comune e quindi ad un rapporto che fosse, come dire, coerente tra i vari paesi. Altro tema che abbiamo sottoposto è quello appunto di creare delle cosiddette safe harbor provisions, cioè individuate
una serie di elementi che permettano a priori di evitare di fare analisi che sono complesse, che sono analisi che richiedono deployment nei sistemi molto molto costose. Avete già a vostre mani strumenti come ad esempio il country by country reporting, avete le cosiddette whitelist che dovrebbero permettervi di individuare a priori quei paesi che si possono ritenere compliant con il cosiddetto meccanismo del 15%. Ma quello che mi preme soprattutto sottolineare è stata la richiesta di posticipare la data di entrata in vigore di questo Pillar 2 proprio per dare modo di contemplare tutte quelle che sono le richieste e effettivamente dare un impulso efficace alle richieste di semplificazione che pervengono da tutti i fronti e permettere quindi un'entrata in vigore in linea anche con quelle che sono le organizzazioni di imprese così complesse come quelle che dovrebbero recepire il Pillar 2. L'ultima cosa che è stata richiesta è anche un'attenzione particolare a quella che è il meccanismo di calcolo delle imposte, diciamo, differite in base al Pillar 2, che avrebbe un tetto appunto definito al 15%, e anche lì regole molto specifiche rispetto a quelle che sono le regole nazionali. Quindi complessità sotto ogni fronte. Ma dottor Caponi, il tema della sostanza, del cosiddetto requisito della sostanza, quanto è importante, quanto è anche difficile da intercettare per certi versi? Le chiedo di cliccare sull'icona dell'audio per iniziare, vediamo se... No. No. Riproviamo. Così mi sentite? Eccoci. Perfetto. No, dico, il tema della sostanza è un tema molto rilevante che è oggetto della proposta di direttiva TAT 3. Sì. Chi si occupa di fiscalità internazionale ha sempre avuto a che fare con il tema della strutturazione, andare a verificare la sostanza, diciamo, delle strutture che vengono poste in essere. Qui, diciamo, questa proposta di direttiva è sicuramente un passo molto avanti, anche se ha, come potrò dire, tutta una serie di temi che devono essere rivisti. In particolare stiamo parlando di sostanzialmente due fasi che vengono disciplinate nella proposta di direttiva, di cui articolo 6 e articolo 7. La prima attiene a quelli che sono gli indicatori di rischio, che a mio avviso sono correttamente strutturati e che fanno riguardo alla, diciamo, esistenza di un elemento trainante di passive income, come anche l'altro elemento è il fatto dell'attività transfrontaliera che deve essere preponderante con un threshold del 60%, sia che lo si riveda come valore contabile, diciamo, degli immobili e i beni mobili diversi da azioni e partecipazioni che devono fare capo di fatto all'entità oggetto di analisi, e sia con riferimento al fatto che vi deve essere un'esternalizzazione, direi, sia della gestione delle operazioni ordinarie, sia del processo decisionale. Quindi, se io vado a vedere quello che è il testo oggi disponibile, direi che per quanto riguarda l'articolo 6, quindi i requisiti di gateway, mi sembra che poche siano le specifiche, mi sembra che l'impianto sia ben strutturato. Diverso invece è se parliamo degli indicatori di sostanza, cioè tutti i soggetti, diciamo, europei che non incorrano in ipotesi di carve-out, che quindi come tipico, non so, delle società quotate, eccetera, sono soggetti all'applicazione dell'articolo 6 di questi requisiti che abbiamo visto di gateway. E se vi sono tutti i requisiti soddisfatti, quindi insomma in qualche modo l'entità è presumibilmente o potenzialmente a rischio, bisogna poi andare a vedere quelli che sono i veri e propri, diciamo, indicatori di sostanza. A tal riguardo invece, allora, se andiamo a vederli, analizzarli singolarmente, parliamo della esistenza di locali propri e ad uso esclusivo nel singolo paese, il che chiaramente può avere un senso, insomma, come analisi.
e l'esistenza di un conto corrente diciamo aperto, acceso in Europa. Un requisito ulteriore invece è quello della diciamo presenza in loco, quindi l'insediamento dell'entità, sì, e del fatto che quindi chi la gestisce deve essere, come anche requisito analogo, i dipendenti devono essere in qualche modo o i residenti o diciamo soggetti che possono comunque recarsi in ambito diciamo limitrofo per poter operare a favore della società. E questi requisiti sono però un po' confliggenti a mio avviso, perché da un lato c'è il requisito territoriale e dall'altro c'è il requisito della qualifica diciamo di questi soggetti, che devono essere comunque qualificati per poter assumere delle decisioni. E questo è un po' un punto a mio avviso critico, perché se noi andiamo a vedere la necessità da un lato degli amministratori di essere in qualche modo di operare in loco, e l'andiamo a unire al requisito della qualifica che vi deve essere, e al fatto che questi soggetti devono essere quindi soggetti in qualche modo non esterni ma interni all'azienda, qui ci sono diciamo da un lato dei problemi proprio di applicabilità a mio avviso, perché specie nelle multinazionali, dove ci sono sempre più dei tipi di approccio e di stratificazione operativa in base ai pillars, credo che la proposta finale di direttiva, e comunque sia il testo finale, debba essere rivisto per tener conto di queste difficoltà, specie sul terzo elemento richiesto dall'articolo 7. Ecco, dottor Pellizzani, in questo senso l'OCSE si adopera già da anni, no, per capire che cos'è la sostanza nel ruolo delle holding oggi, e la proposta di Shell Directive in questo senso e gli orientamenti dell'Action 6 come devono essere letti? Innanzitutto un saluto ai miei illustri colleghi che mi hanno preceduto, e grazie anche agli spunti dati del dottor Capponi, che proprio mi gettano, per dire, l'amo per mettere in relazione che c'è di fatto un'unità di scopo importante tra la direttiva Anshell e comunque il progetto BEPS dell'OCSE. Se infatti lo scopo dichiarato della direttiva Anshell è sicuramente quello di andare a identificare delle società considerate di comodo, cioè perché sostanzialmente prive di sostanza economica, che sono state interposte con lo scopo magari di beneficiare di trattati o delle direttive dell'Unione Europea, con la finalità di garantire una minor tassazione in capo all'ultimo beneficiario, a danno quindi dell'erosione di base imponibile degli stati membri dove effettivamente è stato prodotto l'utile. Allo stesso modo il progetto BEPS di fatto ricerca lo stesso obiettivo quando vuole andare a tassare effettivamente il reddito nel paese dove è stato economicamente prodotto. Anche l'Action 6 in materia di contrasto al thrifty shopping ovviamente è orientata alla stessa maniera. Cioè sì, è ovvio che lo scopo del BEPS e dell'Action 6 è quello di ovviamente permettere che le convenzioni evitino ovviamente una doppia imposizione. Ma abbiamo visto nella nostra esperienza che spesso si va a ricercare una doppia non imposizione. Ovviamente questo comportamento deve essere scoraggiato. Anche le modalità di intervento sia della direttiva Anshell che dell'Action 6 sono sostanzialmente analoghe. Cioè cosa succede? Si va a disapplicare il trattato, la direttiva. Quello che probabilmente cambia invece è come sono indagate dai due provvedimenti quelle che sono considerate essere o società di comodo, comunque società artificiosa, perché abbiamo visto nella direttiva Anshell si utilizzano, come diceva il dottor Chiapponi, degli indici di sostanza. Invece l'Action 6 interviene direttamente sul testo delle convenzioni, prevedendo sia nel preambolo che in più nell'articolo 29 delle regole particolari, che sono di fatto la limitation on benefit rule oppure la principal purpose test, in base alla quale si vuole escludere dai benefici della convenzione determinate costruzioni artificiose quando
il loro scopo principale è quello di garantire un vantaggio fiscale, ma questo vantaggio fiscale non è in linea con gli obiettivi e l'oggetto della direttiva stessa. Allora ci si chiede se in questo intervento che fa l'Action 6 nell'articolo 29 si tenga in debita e in buona considerazione questa sostanza ricercata dalla direttiva Ansher. La risposta è dipende. Dipende dal paese che va a interpretare il DTT e dipende dalla sua normativa antielusiva domestica. C'è una normativa antielusiva domestica che è molto focalizzata sull'affidamento del contribuente, sulla certezza del diritto, allora quindi improntata sul pacta sunt servanda, sarà abbastanza difficile che dei requisiti di sostanza siano considerati se non espressamente inseriti nel testo del trattato. Diversamente, se il paese avrà una normativa antielusiva fortemente improntata sulla substance over form, in questo caso sarà molto più facile catturare in questo procedimento, in questa analisi, tutti gli indizi che portano a identificare una struttura artificiosa e in questo modo anche eventualmente indizi di sostanza. Questo ovviamente potrebbe creare dei parziali disallineamenti. Per esempio, ci potrebbero essere dei paesi che, per cui in base all'adozione della direttiva Shell una società è considerata non di comodo, ma invece applicando l'articolo 29 del trattato può essere considerata artificiosa e ovviamente viceversa. E ci si chiede anche se era strettamente necessaria questa direttiva, perché noi sappiamo che c'erano già tanti strumenti a disposizione per andare a indagare società di comodo, basta pensare alla direttiva ATAD, la normativa antievasione generale dell'articolo 6, l'articolo 7 e 8 sulle CFC, la stessa DAC 6, le norme antielusive inserite nella direttiva interessi royalty e della madre figlia e transfer pricing. Però quello che è veramente buono della direttiva, cosa buona, è che va a utilizzare una base di informazioni che è a disposizione di tutte le amministrazioni finanziarie e soprattutto ha un'applicabilità omogenea. Ovviamente in questo, come conto, si vanno a perdere nella ricerca di questi indici di sostanza, magari si vanno a perdere qualche indizio che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea aveva individuato come più specifico per andare a trovare delle situazioni artificiose, più legati alla un'indagine economica, quindi la mancata disponibilità di fatto dei dividendi, clausole back to back nei contratti di finanziamento intercompany, clausole miro e così via. Ma probabilmente tutte queste cose potranno essere fatte valere in fase del processo di confutazione degli indizi di artificiosità che il contribuente potrà attivare per far valere le proprie ragioni. Dottor Valente, Shell o Unshell, ma alla fine quando è che una holding crea valore? Cioè riusciamo a stabilirlo in maniera più o meno univoca o no? Ah, qui il problema fondamentale è il diritto che cerca aiuti dall'economia. Quindi il diritto cerca aiuti dall'organizzazione aziendale, il diritto cerca aiuti sulle funzioni, sugli asset e sui rischi. Quindi la forma deve allinearsi con una sostanza e l'allineamento di forma e sostanza sarà il punto centrale non solo della direttiva, ma anche proprio delle relazioni future in ambito comunitario. Ogni azienda ha una sua composizione, ha un suo complesso organizzato e questo complesso organizzato di uomini e mezzi viene inserito come contenuto in un contenitore. È ovvio che ogni azienda inserita in un contenitore ha per certi versi un radicamento. Quindi la direttiva Ansher ha come punto di partenza riferimenti di natura economica, venivano ricordati prima i gateways e le modalità di ancoraggio sul territorio, partendo dal presupposto che una società senza un ancoraggio sul territorio è di fatto una società offshore. Il concetto offshore nasce proprio al di fuori del territorio, cioè una società che nasce legalmente in un territorio, ma sotto tanti profili ritrae profitti al di fuori del territorio stesso. Quindi l'onshore è l'azienda. L'onshore è l'azienda. L'azienda all'interno di una società deve mostrare quindi una sua sostanza sotto profilo qualitativo e sotto il suo profilo quantitativo. E questa è la premessa per ogni altro discorso, cioè quello della residenza, quello della fonte,
e poi in un'ottica dinamica i flussi di reddito. Quindi è un tentativo molto importante questo, che va a toccare le leve imprenditoriali, perché di fatto fino ad ora si immaginava che la residenza fosse in prima battuta un concetto esclusivamente di natura legale, quindi le formule sede di direzione effettiva avevano e hanno una valenza esclusivamente legale. Oggi c'è qualcosa di più. Quindi la modalità, il tentativo di dare una regolamentazione alla sostanza è il punto di partenza. Questo è anche un punto di potenziale conflitto. Quindi dobbiamo tenere presente che in ambito comunitario, in ambito unionale, abbiamo 27 stati, ogni stato è sovrano sul proprio territorio e sul popolo del proprio territorio e ovviamente sulle società che operano nel proprio territorio. E quindi l'Unione Europea ha deciso di procedere con una velocità superiore rispetto alla velocità impressa in ambito OCSE, e quindi 27 stati con l'Ecofin informale di Praga del 10 di settembre si sono dati un'agenda ancora più ambiziosa. L'agenda ambiziosa veniva ricordata prima dalla dottoressa Savini, è un'agenda quindi che richiede alle società e a noi professionisti di prestare la massima attenzione, perché da qui si parte e per certi versi questo è un punto di non ritorno. Se sorpassiamo l'unanimità con una cooperazione rafforzata, questa cooperazione rafforzata viene ad essere indicata lungo tre profili. Il profilo della governance, quindi una nuova regolamentazione nel nome dell'equità, nel nome della trasparenza e nel nome dello scambio di informazioni. Questi tre principi legati al concetto di equità sono l'elemento fondante della nuova Europa. C'è anche il riconoscimento che le imprese, soprattutto le imprese di grosse dimensioni, sono multinazionali per il diritto, sono multinazionali per la fiscalità, ma sono globali per l'economia, sono globali per la finanza. Quindi questa disconnessione tra la nazionalità del diritto e la transnazionalità dell'economia sono per certi versi il riconoscimento che all'interno dell'Unione Europea sia necessario fare qualcosa di più. E da qui il fatto di considerare ogni soggetto, ogni Stato non adeguato o che ritiene di non doversi adeguare oppure addirittura di opporsi a questo necessario passaggio in una fase globale, per una fase fondamentale per l'Unione Europea, porta questo soggetto a escludersi dalla comunità e quindi da qui la cooperazione rafforzata. Questo è il tema fondamentale, il palcoscenico lungo il quale si muove questa direttiva. Ma potremmo dire, è molto più importante di quello che si immagina. Potremmo dire che appunto che OCSE e Unione Europea in questo momento stanno andando su un binario che va a doppia velocità, nel senso che non sono perfettamente allineate. Come se lo spiega? Ma non è un problema di non perfettamente allineati. Diciamo che il mondo OCSE è un mondo BEPS, intendendo l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti. Il mondo dell'Unione Europea è sempre BEPS, ma al posto dei profitti shiftati da un paese ad un altro diventa un concetto di sharing. Quindi la S finale non è più shifting, ma è sharing. La composizione quindi della base imponibile richiede dei meccanismi di rafforzamento, rafforzamento sullo scambio di informazione e sulla trasparenza. Quindi è un anticipo di natura temporale, non è un, e se vogliamo anche di natura programmatica, non è un anticipo di merito e neanche di metodo. Dottoressa Savini, cambiando almeno in parte argomento, il tema della direttiva Debra. Che cosa ne pensa? Cioè questa proposta per equilibrare l'utilizzo del debito piuttosto che rispetto al capitale proprio, per cui oggi c'è una specie, potremmo dire, di distorsione, come la interpreta? Riprendo, grazie mille della domanda, e tra l'altro riprendo quello che diceva il professor Valente al riguardo, perché effettivamente
L'Unione Europea ha, la Commissione Europea in particolare, ha avviato un programma molto fitto di proposte per andare a diciamo, modificare, a rinnovare quello che è il sistema di tassazione delle imprese, e comprendendo anche questa misura che appunto citava, che è DEBRA, ossia Debt Equity Bias Reduction Allowance. Per noi italiani è un qualcosa che non è completamente nuovo, perché la misura assomiglia molto alla nostra ACE. Quindi prevede fondamentalmente che cosa? Una deduzione di quello che è un rendimento, diciamo, figurativo che viene dato al capitale investito, che dovrebbe ovviamente incentivare le imprese a, diciamo, utilizzare più capitale proprio rispetto al ricorrere a capitali di debito. Quindi la proposta è stata appunto, o meglio, lo strumento, non la proposta, lo strumento è stato ripreso in sede europea, è stata appunto posta in pubblica consultazione questa proposta di direttiva, che sicuramente, diciamo, non è arrivata nel momento migliore, perché ad oggi ovviamente abbiamo una risalita dei tassi di interesse e abbiamo un mercato, diciamo, uno scenario economico, come dire, diverso probabilmente dal momento in cui questa, diciamo, direttiva era stata pensata, e voler quindi limitare la deduzione degli interessi passivi sui finanziamenti alle imprese in questo contesto, come può ben immaginare, ha un impatto, come dire, non indifferente. E questo è forse anche uno dei motivi per cui sembrerebbe, sulla base delle informazioni che ci sono state diffuse appunto dai direttori della TaxSud, che il progetto si sia arenato, cioè la discussione in commissione effettivamente pare essere ferma, diciamo, all'articolo 2, questo per dare un'indicazione del fatto che appunto c'è ancora tanta strada da fare per trovare una visione comune su quello che è il progetto. Sicuramente, come dicevo prima, questo è anche dovuto al fatto che il mercato attuale, la crisi energetica, la guerra, i tassi di interesse crescenti hanno, diciamo, inciso in maniera non programmata su questo provvedimento. Dall'altra parte però ne approfitto per dire che invece è stato, come dire, settimana scorsa, diciamo, pubblicato un'altra proposta di direttiva sempre molto interessante. È una direttiva cosiddetta BFIT, che vorrebbe dire Business in Europe Framework for Income Taxation, cioè si vuole riprendere un concetto già, come dire, portato avanti a livello europeo anni fa, quello di andare a individuare nell'ambito degli stati membri una base di tassazione, quindi una base imponibile, delle regole per la tassazione che siano comuni a tutte le imprese presenti negli stati membri. Questo ovviamente permetterebbe, per certi versi, secondo, diciamo, la Commissione europea, secondo l'intento di chi promuove lo strumento, di avere regole uguali per tutti, permettere quindi che vi sia una semplificazione in queste regole, una competizione più fair tra le aziende nell'Unione europea. Dall'altra parte, come potete immaginare, la preoccupazione è di stravolgere quelli che sono i sistemi attuali e di creare delle complessità, diciamo, per queste aziende che, insomma, in questo contesto potrebbero non essere così di facile risoluzione. Quindi si è richiesto che appunto si porti avanti un Pillar 2, si arrivi a definire quel tipo di strumento, si trovi un accordo e poi, come dire, ci si possa concentrare anche su questi, diciamo, strumenti. Però, come diceva il professor Valente, qui si sta andando verso una direzione che è un approccio di sharing, cioè condividere all'interno di quelli che sono gli stati membri un sistema di governo e di regole tra tutte le imprese, che permetta, come dire, una
competizione, una stabilità, una miglior competizione, una maggior stabilità delle imprese stesse. In chiosa finale vi dico che appunto questa BiFIT andrebbe a sostituire la vecchia Common Corporate Tax Base e quindi non avremo almeno lì due cose in contemporanea, due norme simili in contemporanea, ma almeno una la elimineremo e poi partiremo con l'altra. Ma okay. La mia domanda è proprio questa, sempre per lei, dottoressa Savini, cioè dal punto di vista, questi sono i macrosistemi, potremmo dire da profano, però, ma le aziende, chi lavora all'interno delle aziende, in una giungla di direttive di questo genere che si aggiornano, che cambiano e che poi a diversi piani possono anche essere diverse e l'OCSE piuttosto che l'Unione Europea. Ecco, ma come si lavora all'interno delle grandi multinazionali che stanno in diversi paesi? Quanto è difficile? È particolarmente difficile, lo è sotto un doppio profilo, lo è sotto un profilo di riuscire ad avere, diciamo, una conoscenza abbastanza approfondita di tutti questi provvedimenti che, come diceva, sono continuamente, diciamo, pubblicati e di cui bisogna tener conto. Dall'altra parte è un tema anche di costi, cioè di budget IT che deve essere costantemente messa a disposizione del settore fiscale perché l'azienda sia compliant con tutte queste regole. Quindi anche questo impianto che continuamente evolve è un impianto che è estremamente costoso e tutti questi costi, come ben sappiamo, poi non fanno altro che ricadere, no, su quelli che sono i profitti, ma poi ovviamente anche i prezzi di quelli che sono i beni e i servizi che le aziende offrono. Quindi bisogna, secondo me, un pochino mediare tra quella che è la volontà di, diciamo, governare, di monitorare i processi, di presidiare e quelle che sono appunto la marea, se mi permettete, di regole che sono state introdotte in questi ultimi tempi. E in questo senso, dottor Capponi, che cosa ne è del tax planning, cioè della pianificazione fiscale? Io sono d'accordo con la dottoressa Savini, come diceva, qui il tema diventa sempre di più, lo è stato, lo diventa sempre di più, un coordinamento tra colleghi che operano in diversi paesi, la necessità di fare pianificazioni di lungo periodo, se pensiamo per esempio, citavo prima la TAT 3 come direttiva, questa entra in vigore si assume 1 gennaio 14 con dei meccanismi retroattivi al 12-13, per cui già oggi noi da questi mesi stiamo facendo tutta una serie di valutazioni su queste strutture che ci vengono sottoposte e di fatto a livello retroattivo rispetto all'entrata in vigore con ancora però degli strumenti non definitivi, quindi siamo sempre di fronte a una maggiore complessità di intervento, una necessità di avere a che fare con la possibilità scambi di informazioni tra le amministrazioni e quindi continui flussi informativi, una possibilità di richiesta di audit da parte di un'amministrazione nei confronti di entità incorporate in un altro paese, quindi diciamo che ci sono molti aspetti che ci rendono complicata la vita e ci rendono però anche ci mettono in una situazione di continuo scambio con professionisti di altre sedi e quindi insomma a fronte di una maggiore complessità si vedono però mi sembra attendere dei risultati perché d'altra parte queste direttive hanno tutta una profonda logica che è quella di far fronte a qualche cosa che è stato fatto in passato che non funzionava, che ha portato a forti ammanchi di gettito e quindi vanno tutte prese con uno spirito estremamente positivo. Poi io segnalassi prima che a mio avviso, per quanto mi sono trovato io a verificare sul campo, l'articolo 7 della direttiva sulle shell companies mi lasci molto perplesso. Probabilmente è stato creato in un periodo in cui anche quando sono state raccolte le informazioni, da lì poi c'è stato il Covid, siamo entrati in un cambio di orizzonte totale, basti pensare all'impatto che ha su tutte queste norme, lo smart working, il fatto di dover in qualche modo andare a cercare di ancorare la materialità di queste strutture alla
al paese di appartenenza, dall'altro il fatto che sempre più la gente è chiamata a lavorare. Questo è un tema interessante, cioè con lo smart working, Caponi, abbiamo svuotato le aziende, adesso capire dove si trovano diventa un po' più complicato. Quello che io ho notato, non so poi anche gli altri colleghi. Smart working dai tropici e dai Caraibi, per qualcuno è in realtà davvero, senza che non abbia sostanza, ecco. Sì, esatto, cioè se noi parliamo, adesso torniamo sempre sul tema della sostanza, però se noi andiamo a vedere che c'è una necessità di ancorare tutte queste entità a un certo tipo di region, di paese, e quindi dargli sostanza, vediamo cosa è successo negli ultimi 2 anni, c'è stato un trend totalmente disruptive, no? Cioè nel senso che è chiaro che lo smart working ha preso sempre più piede, è cambiato un po' tutto, e ancora prima che entrino, diciamo, in vigore determinate norme, mi sembra che sono già in qualche modo obsolete, no? E quindi questo fa assolutamente molto riflettere. Poi ci sono dei temi anche di difficoltà di approccio, che può essere quello, non so, per esempio di come si vanno a sovrapporre determinate normative. Se noi pensiamo alla normativa sulle shell companies, che cosa e come si pone rispetto all'analoga, diciamo, normativa per quanto riguarda la tassazione per trasparenza, che già esiste nei paesi europei a livello di CFC rules, no? Ecco, questo diventa, c'è una sorta di fatto di duplicazione, quindi è difficile. Citavo prima il fatto della coordinare proprio le norme, quindi diciamo il consulente, tornando alla sua domanda, come evolve la professione e la pianificazione fiscale internazionale, evolve da un lato bene, dall'altro bisogna avere anche una capacità molto forte di sintesi e di non solo di look through ma look forward, cioè di capire come si avrà poi si andrà a posizionare l'assetto finale delle norme, che non è banale come tema. Pur non essendo un esperto come voi, mi sembra abbastanza difficile dallo scenario che dipingete, anche perché poi si innestano delle questioni di carattere politico, magari ve lo chiederò alla fine, ma ci sono le elezioni midterm americane, non credo che i repubblicani siano così favorevoli a una minimum tax al 15% o a una tassazione trasversale, chiamiamola così, al 15%. Dottor Pellizzari, questo ci arriviamo. Dottor Pellizzari, lo scambio di informazioni che si citava un istante fa, quanto è importante anche l'onere della prova a carico di chi non passa il cosiddetto gateway test? Entrambi sono conseguenze di come è strutturata, diciamo, la shell directive, perché sicuramente il pregio, l'abbiamo detto prima, della direttiva è quella che elabora e utilizza dati di facile fruizione, è applicata a tutti, di contro le modalità di, tra virgolette, rastrellamento dei dati e di modalità con cui si richiedono anche la comunicazione massiva di informazioni quando si supera il gateway test, possono farci porre le domande in relazione alla proporzionalità del provvedimento. Sappiamo che ogni volta che si vanno a toccare delle libertà fondamentali sancite dai trattati dell'Unione Europea, come quelle della, ovviamente, libertà di stabilimento, bisogna sempre considerare anche questi aspetti. C'è un dato di fatto che questi indici di sostanza che sono stati studiati molto colpiscono probabilmente come un fucile, un rosone di sparo molto ampio, quindi probabilmente delle società che non supereranno il test non hanno niente di artificioso, probabilmente, e quindi sarà onere del contribuente, e perché no anche dell'amministrazione, di seguirle nel processo di confutazione. Per di più, quando una società non passa il test, è considerata iuris tantum, con una presunzione di iuris tantum, una società artificiosa. Quindi c'è una gravosa inversione dell'onere della prova verso il contribuente, che deve confutare dunque con elementi che non è così facile attuazione questa presunzione di artificiosità. Quindi se a questo si affianca anche però giustamente la necessità di rendere operativo tutto questo esercizio, e l'unico strumento che poteva renderlo veramente
operativo e uno scambio automatico di informazioni. Questo perché ovviamente la direttiva interessa non solo lo Stato che deve individuare la società di comodo, ma soprattutto anche gli altri Stati membri che in seguito alla costituzione artificiosa di un'altra società magari hanno perso base imponibile a beneficio di questa. Quindi diciamo che lo scambio di informazioni automatico, fatto in maniera automatica, in maniera massiva, è una garanzia dell'implementazione e del funzionamento della direttiva stessa. Quindi ci sarà uno scambio automatico di informazioni fatto attraverso la rete comune di comunicazione e messa a disposizione di tutti. Tra l'altro lo scambio automatico di informazioni avverrà a diversi livelli, arriverà e sarà velocissimo. Primo scambio di informazioni ci sarà entro i 30 giorni da quando l'amministrazione finanziaria del paese in cui la società, diciamo, oggetto di indagine, ha ricevuto i dati del dietro il test e gli indici di sostanza. Quindi ci sarà un vero flusso. Già in questo momento tutte le amministrazioni finanziarie interessate quindi avranno le informazioni a disposizione. Un secondo flusso ci sarà anche se la società riuscirà a confutare questa presunzione di artificiosità e quindi in qualche modo sarà considerata non di comodo. Ovviamente è necessario anche questo flusso di informazione. Perché? Perché gli altri stati membri devono capire come mai una società che non ha superato il test è considerata comunque non di comodo. Infine, come diceva anche il dottor Capponi, quando poi eventualmente uno stato membro chiederà all'amministrazione finanziaria sorella dello Stato dove c'è l'asserita società di comodo di verificare con un audit se veramente questa è o non è di comodo, anche l'esito di questo audit sarà scambiato attraverso lo scambio automatico di informazioni. L'audit dovrà partire entro 30 giorni, dovrà cercare di chiudersi nel più breve tempo possibile e una volta chiuso l'amministrazione ha tempo 30 giorni per passare l'informazione. Quindi diciamo procedimento virtuoso, nel senso che la direttiva prova a catturare più posizioni possibili, ma oneroso sia per il contribuente ma anche per le amministrazioni finanziarie a livello di dover organizzare anche delle forze del lavoro che siano in grado di porre in essere, analizzare tutti questi grandi dati che riceveranno in massa ed eventualmente anche porre in essere gli audit in tempi spediti e quindi che si andranno a sommare già all'attività gravosa che adesso stanno ponendo in essere. Ma dottor Valente, ma c'è una stima, anche qui curiosità, a livello globale di quanto ammanco di gettito ci sia, no? Per queste società che, parliamoci chiaro, tutto nasce anche dall'esigenza di riuscire a intercettare un gettito di cosiddette società, una volta si chiamavano OTT o digitali, difficilmente si può capire quale sia il centro operativo, giusto per inquadrare anche l'entità del problema, no? E poi andiamo anche su altri aspetti. Ma allora, i calcoli che sono stati dati parlano di cifre sostanzialmente inferiore al miliardo di euro, quindi parliamo di cifre non così significative. Sono cifre che sono state calcolate con varie metodologie. Le prime stime dell'OCSE parlavano di 200 milioni, quindi sostanzialmente di cifre non così significative se ripartite sui 190 stati o quantomeno sui 140 stati dell'Inclusive Framework. In ambito comunitario le stime sono state richieste in più di un'occasione per arrivare soprattutto a definire la quota spettante ai giganti del digitale, perché qui abbiamo le imposte che sono state calcolate, tutte le DST, le Digital Service Tax, che sono in questo momento adottate, ma verranno superate dalla riforma globale. Quindi il punto centrale qui sta, da un lato, di definire il diritto del territorio e dall'altro lato di arrivare a definire il diritto del metaterritorio, quindi il diritto del digitale. Se si è arrivati a capire che il paradosso del diritto sta nel fatto che il territorio è legato al mercato e il mercato va
effettivamente a condizionare le decisioni, perché ognuno di noi come consumatore autocrea la propria decisione di acquisto, autocrea la propria disponibilità futura, l'autocrea, perché di fatto nella nostra navigazione digitale siamo noi a promuovere gli acquisti per noi stessi. Chi ce lo mette a disposizione, lo mette a disposizione, lo consegna al nostro domicilio, però siamo noi che lo autocreiamo. È evidente che il consumatore ha una sua preminenza, quindi è un sistema che pone il consumatore al centro. Se così è giusto, io credo, ridefinire i punti della fiscalità dando una rilevanza al mercato prima che al soggetto che vende. E questo è parte della riconsiderazione del diritto, quello che viene definito il paradosso dei soggetti globali che non pagano imposte. Ma dall'altro lato è stato detto molto bene in precedenza la necessità di ridefinire con una nuova visione della pianificazione fiscale il tema della ripartizione tra i paesi, ripartizione di base imponibile tra i paesi. Qui noi dobbiamo dire che partiamo da una situazione in cui l'Europa da policy taker dell'OCSE diventa policy maker, quindi non possiamo che essere positivi su questo. Ma la pianificazione fiscale, ricordo il mio primo articolo nel 91, fu proprio pubblicato con Ipsoa, fu pianificazione fiscale di gruppo. Allora la pianificazione era un gioco, la pianificazione richiedeva l'analisi delle smagliature di sistema, richiedeva l'identificazione di quelle smagliature attraverso lo studio delle convenzioni contro le doppie imposizioni per trovare qualcosa di più. Ora nell'ambito dei gruppi occorre stare molto attenti, nessuno più va a ricercare qualcosa di più, occorre effettuare tutte le analisi di compliance per evitare qualcosa di meno, cioè che l'amministrazione di un paese voglia o pretenda oppure si appropri di una quota di reddito imponibile che è stata tassata in un altro paese. Quindi si è passati da un'ipotesi di teorica doppia non imposizione ad una vera e propria potenziale doppia o multipla imposizione. Ecco qui la rilevanza degli studi. In questo senso, pianificazione fiscale, chi sono, come si possono determinare gli cosiddetti enablers? Beh, questo è un argomento molto delicato, perché noi siamo passati dal cosiddetto pianificatore fiscale al promotore fiscale. Quando si parlava di promotore fiscale si intendeva sostanzialmente un soggetto che promuoveva una struttura ed effettuava una sorta di trapianto su di una società. Cioè la società non aveva bisogno di quella struttura. Ecco quindi che adottava un determinato contratto per ottenere qualcosa di più. Questo era il promotore. Ora, l'abilitatore è un concetto ancora più sfumato e molto più largo, perché l'abilitatore chi è? Potenzialmente abilitatore siamo tutti e siamo nessuno. Ecco quindi la necessità in questo sistema di dare delle regole. La dottoressa Savini diceva regole uguali per tutti. Io mi accontenterei di regole non diseguali per tutti. Già questo sarebbe un grande passaggio in avanti. Ecco quindi che chi abilita qualche altro soggetto a ridurre la base imponibile in un modo artificioso, bene, questo soggetto deve avere degli obblighi ulteriori, è soggetto ad un rafforzamento di controllo. Ma gli altri soggetti che hanno già tutta una serie di disposizioni, per esempio col DAC 6, questi soggetti sono esonerati. Chi interpreta la norma e la applica è un soggetto diverso da un abilitatore e a maggior ragione è un soggetto diverso da un promotore. Questi sono concetti che mi rendo conto sono assai sfumati ed è per questo che noi come fiscalisti abbiamo bisogno di regole, e dico fiscalisti non fiscalisti consulenti, ma anche fiscalisti d'impresa. La certezza in questo momento è la base, essendo il vero rischio, prima che di avere una sanzione di natura tributaria, un rischio di natura reputazionale. Il vero problema ora è la reputazione e questo argomento assume rilevanza fondamentale con queste direttive che sempre di più vanno a toccare l'economia. Partono dal diritto, ma poi si devono servire dell'economia. E come si sa, l'economia è un fatto molto soggettivo. Certo. Giro la considerazione alla dottoressa Savini. Certezza d'impresa, ce n'è poca a livello internazionale in questo momento? Ce n'è più in Italia? Notizia sarebbe.
Non mi spingerei a tanto, diciamo che sicuramente certezza ce n'è poca e ce n'è a tutti i livelli, ce n'è ovviamente a livello internazionale, comunitario, ma anche a livello domestico. Adesso si è appena insediato un nuovo governo, quindi siamo tutti in attesa di una finanziaria che non sappiamo se stravolgerà l'impianto attuale oppure proseguirà lungo certi filoni, però effettivamente come fiscalisti, sia professionisti che fiscalisti d'impresa, siamo di fronte a un'incertezza generale. Quindi dobbiamo continuamente essere pronti a recepire nuovi impulsi, a e soprattutto a instradarli in quelle che sono gli impianti di governance, i processi aziendali, cioè le strutture oggigiorno, soprattutto le aziende medio-grandi, hanno tutta una serie di processi che sono incardinati, lo sappiamo per tutti altri motivi, no? Dalla 231 alla 262, e quindi i continui cambiamenti anche di queste norme fiscali vanno poi anche a impattare su tutti gli altri processi, quindi per noi è un continuo adeguarci a questi stimoli esterni, mettiamola così. Voglio fare una domanda ipotetica, chiamiamola ipotetica, dottor Capponi. Poniamo che Pillar 1 o 2 entrino in vigore domani. Le grandi multinazionali, comprese quelle intangibili, a quel punto dovranno scegliere dove andare a risiedere, a parità di tassazione. Immagino io che decideranno di andare dove i processi sono più rapidi, dove c'è per l'appunto certezza del diritto. Ecco, non rischiamo di uscirne un po' penalizzati come Italia, come paese? Ma io non ho mai avuto questa impressione, devo dire. Cioè, insomma, nel senso che io penso che il nostro paese ha un problema legato semmai al tema, ai tempi della giustizia, ai cambiamenti continui governativi, e quindi chi vuole fare business ha bisogno di stabilità, no? Però di converso devo dire che francamente il nostro sistema, se vedo anche l'operatività dell'Agenzia delle Entrate, il maggior ricorso agli interpelli, forse c'è anche un abuso, no, di questo strumento, però direi che non sarei così negativo. Certo, dobbiamo recuperare, partiamo un po' da lontano. Francamente non penso che il nostro sistema fiscale, se nei prossimi mesi verrà gestito correttamente, con ulteriori miglioramenti, sia secondo agli altri. Il tema nostro, ripeto, è un tema di cambi politici, di orizzonte, di stabilità. Quindi sarei abbastanza fiducioso, onestamente. Converge, dottor Pellizzari, chiedo anche a lei. Assolutamente. Come diceva anche poi, ad esempio, la dottoressa Savini, immaginiamo le normative domestiche, a volte sono spunto per le normative sovranazionali. Ha fatto per esempio l'esempio della direttiva DEBA, che di fatto scignotta, lo dico simpaticamente, il nostro ACE. Spesso la nostra normativa è più articolata e più complessa di altre, come anche il dottor Caponi sa molto bene, quando nel nostro mestiere, quando ci si affronta con i colleghi d'oltreoceano o quant'altro, noi di solito abbiamo una comprensione molto immediata delle dinamiche, proprio perché il nostro sistema è anche, volendo, più complesso. Quindi non penso che siamo un passo indietro, e sono assolutamente allineato che le ragioni magari di difficoltà sono di carattere più politico rispetto di tessuto dell'ordinamento tributario. Non penso che siano tutti di quest'idea, devo dire, questa è la mia percezione. Però. Prego, prego, fatevi avanti, anche chi non è d'accordo. Ma allora io parto da una considerazione. Prego. Che il reddito imponibile a cui noi andiamo a applicare un'aliquota presuppone un reddito, e un reddito presuppone un utile. Noi possiamo non essere indietro sulle regole unionali che adottiamo in Italia, questo è vero. Però il punto fondamentale è creare le condizioni perché nascano nuovi imprenditori e perché nuovi imprenditori restino. Questo è il concetto. Le nostre aziende sono tendenzialmente più piccole delle aziende di altri paesi, sono tendenzialmente più esposte proprio per l'effetto del debito.
Quindi noi dobbiamo stare molto attenti. Abbiamo un vincolo comunitario che ci obbliga ad adottare certi provvedimenti, e questa è una cosa giusta ed è una cosa buona. Ma le regole paese sono regole individuali, non ci aiuta nessuno a livello comunitario. Noi dobbiamo pensare che il coordinamento è indotto ed è verticale, ma la convergenza è spontanea ed è orizzontale. Vedere cosa fanno gli altri stati e anticiparli o lavorare con loro per prendere il meglio di quello che altri paesi stanno facendo, credo che sia assolutamente imperativo. La competizione, che è la terza C, oltre a coordinamento e convergenza, è un dato di fatto. C'è una competizione tra gli stati, e questa competizione tra gli stati non può essere oggi solo sulle aliquote. Si tratta di effettuare una competizione sana anche proprio con la certezza del diritto. Quando si parla di consistenza, le nostre aziende sono consistenti, hanno sostanza. Il vero problema è che hanno sostanza in Italia e non ce l'hanno all'estero. Quando vanno all'estero e non hanno sostanza, ecco quindi che trovare delle forme di gestione, non solo di riconduzione del reddito in Italia, ma anche di comprensione che le aziende italiane quando vanno all'estero, soprattutto le aziende di piccole e medie dimensioni, hanno bisogno di una certezza. Perché questa riforma fiscale globale è una riforma fiscale che riguarda le società globali per l'economia e multinazionali per il diritto. Ma il 90% delle nostre aziende non è multinazionale, da queste riforme non c'entra proprio niente con queste riforme. Il nostro tessuto industriale è un tessuto di imprenditori che negli anni si sono delocalizzati con le piccole aziende nell'est Europa. Ora hanno la condizione per poter delocalizzare le holding, e se si delocalizza l'azienda e poi si delocalizza la holding, a noi in Italia non resta niente. Quindi io credo che sono d'accordo sotto i profili tecnici, ma credo che occorra fare molto. Sì, il tessuto imprenditoriale italiano, se non sbaglio, oltre il 90% ha meno di 5 dipendenti. Quindi esatto, è proprio questo. Se noi gli diciamo che c'è la riforma fiscale globale, parliamo di tutti gli acronimi, perché c'è un diluvio di acronimi. No, io non li conosco. Che li copiamo col DEBRA, col BEFIT e con il BEPS, e poi c'è il BEPS 1 e il BEPS 2, io credo che gli imprenditori si aspettino altro. Dottor Valente, mi dica l'ultima cosa, dato che anche l'agenzia, la citava prima, è intervenuta recentemente sul tema, con una circolare sul tema dei trust, in particolare quelli collocati nei paradisi fiscali. Che cosa sta facendo nel suo piccolo l'Italia? Allora, l'Italia ha fatto con questa è una circolare molto attesa, la circolare 34 del giovedì scorso. È una circolare molto importante che va a chiarire alcuni aspetti. Peraltro ne introduce di altri problematici, quindi sulle imposte indirette alcuni profili li tratta e credo che li chiarisca. Va a chiarire anche aspetti come l'interposizione, per esempio, che in passato nella bozza di circolare dell'agosto del 2021 non era presente. Però apre ulteriori argomenti, soprattutto proprio sul tema delle ANCEL, sarà un coordinamento necessario, il coordinamento di natura convenzionale. Sono tanti i profili che apre, e quindi proprio su questo stiamo lavorando proprio in ambito IPSOA per trovare dei momenti di confronto, dei momenti di formazione, poiché la formazione e il confronto in incontri anche come questo credo che siano importanti e favoriscano la quinta C, che è la cultura fiscale, che è la base. Se abbiamo una cultura fiscale abbiamo una cultura dell'adempimento, e l'adempimento deve essere spontaneo. Poi evidentemente l'agenzia fa la sua parte, ma noi abbiamo bisogno di un legislatore prima, noi siamo tutti operatori del diritto, e in questo devo dire che la circolare sul trust è sicuramente di aiuto. La sua poteva essere la chiusura, avrebbe potuto essere la chiusura del decimo forum One Fiscale, però voglio chiedere invece, per chiudere, alla dottoressa Savini, dal punto di vista di chi lavora nell'azienda sulla fiscalità internazionale, quali sono i prossimi aspetti? Usciranno altri acronimi, direttive, cioè qual è la cosa che lei guarderà con più attenzione? Ne usciranno sicuramente, a quanto pare siamo su un'onda, diciamo, che vedo molto lunga in termini di acronimi, di direttive, di novità in questo senso, però quello che attendiamo tutti con maggior trepidazione è sicuramente un'indicazione sul Pillar 2, su questa imposta, diciamo,
del 15% minimo, come diceva lei, grande attenzione alle elezioni di midterm americane. Abbiamo già visto che insomma gli Stati Uniti stanno un pochino, non dico prendendo le distanze, ma hanno introdotto, no, questo Inflation Reduction Act ad agosto scorso, come dire, che ha dato modo loro di individuare un 15% e quindi di trattenere negli Stati Uniti queste ulteriori, diciamo, somme. Quindi ci sono manovre che guardiamo con attenzione. Se il sistema funzionerà, è sicuramente un sistema che deve essere coerente tra tutte le imprese internazionali o a vocazione internazionale, altrimenti ovviamente si creeranno, no, quei disallineamenti, quelle opportunità di vantaggi fiscali che tutti invece vorremmo che fossero solo ed esclusivamente vantaggi economici, competitività, una specie di dumping. Allora facciamo così, vediamo l'anno prossimo, undicesimo Forum One Fiscale, a che punto saremo anche con gli acronimi. Intanto grazie mille a voi per essere stati con noi all'interno di questo ultimo tavolo tematico, dottoressa Savini, dottor Valente, dottor Pellizzari, dottor Capponi, grazie mille per i vostri interventi e speriamo di aver fatto anche un po' di cultura in questa giornata abbastanza lunga. Merito è vostro, io ho fatto il vigile in questo caso, il direttore del traffico. Grazie mille per essere stati con noi. Si conclude l'ultimo tavolo tematico, il quarto tavolo tecnico sulla riforma della fiscalità internazionale.